vita di carcere di baratta, di l'opera di misericordia corporale, di visitare di carcere. Chi dei due volete che vi libero? Barabba! 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 Che ne farò di Gesù detto il Cristo? A morte! A morte! A morte! A morte! Condannatelo! Io non trovo alcuna colpa in lui! Piano piano. Scusi signor, perdono. Nell'uscire trovarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di lui.
piangete per me, ma per voi stessi piangete e per i vostri figli. Un tempo, tutte le chiese, i conventi, tutte le comunità, avevano un luogo, una casa, delle stanze attrezzate per ospitare gli stranieri. Erano sporchi, affamati, stanchi, spersi, impauriti. E il luogo dove ospitare i onesti chiamava foresteria, ma si chiamava anche in altri modi, ospizio o ospitale da ospite. Da cui derivano i nostri ostelli, ospedali, alberghi, ristoranti e anche ospizi. Ma sì, perché tante erano le funzioni per ospitare per un po' o per tanto tempo persone senza casa e senza luogo. I pellegrini, che erano un po' i turisti di oggi, gli stranieri, gli ospiti, anche i poveri, i malati, gli orfani, le vedove, i vecchi, chi non aveva più niente, nessuno, solo un corpo povero e nudo. Tutti siamo pellegrini e stranieri su questa terra. Nella 10ª stazione ricordiamo quando Gesù al Calvario venne spogliato e messo in croce. I 4 soldati si divisero le vesti, per cui associamo questo episodio all'opera di misericordia corporale, vestire gli ignudi. Padre, loro non sanno. Padre mio, perdonali. Loro non sanno. Quando i soldati ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato. Presero pure la tunica, ma la tunica era senza cuciture, tessuta tutta di un pezzo da cima in fondo. Perciò dissero tra loro: non dividiamola, ma tiriamola a sorte a chi debba toccare. Così si adempiva la scrittura: hanno diviso tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte.
essere nudi, essere esposti ai rigori del freddo, alle intemperie del tempo, allo sguardo e alle minacce degli altri. Si è completamente vulnerabili. Il vestito non serve solo a ripararsi dal freddo. Il vestito comunica, dice chi sei, che personalità hai, che gusti, quale cura hai delle cose, come ti presenti agli altri, come valorizzi il tuo corpo. Spesso il vestito, l'esteriore, fa vedere l'interiore delle persone. Il vestito è il minimo segno di dignità in ogni cultura umana. Quando hai stracci addosso, vuol dire che sei ridotto alla miseria più nera. Vestirci fu forse la prima opera corporale di Dio. Ah, sì, certo, ti riferisci alla Genesi. Dopo che Adamo ed Eva ebbero commesso il peccato nel paradiso terrestre, si aprirono allora gli occhi di ambedue e scoprirono di essere nudi. Perciò cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Non potevano durare con le foglie di fico. Perciò, dice la Genesi, il Signore Dio fece all'uomo e alla donna delle tuniche di pelli e li vestì. In questa stazione ricordiamo la morte di Cristo e l'opera di misericordia spirituale dar da bere agli assetati, assetati di bene, giustizia, vita. Gesù! Gesù! Se sei veramente il Messia, scendi dalla croce! Salva te stesso e salva anche noi! Taci! Per noi tutto questo è giusto! Lui non ha fatto niente di male e paga la stessa nostra condanna. Siamo dei peccatori. Gesù! Gesù! Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. In verità, ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Buonanotte. E lì! E lì! Lema sabachthani! Padre mio, padre, perché mi hai abbandonato? Siete. Dall'ora sesta all'ora nona si fece tenebra su tutta la regione. Dopo questo, sapendo Gesù che tutto era compiuto affinché si adempissero le scritture, disse: tutto è compiuto. Padre, le tue mani affido il mio spirito. In questo momento stanno morendo 100 bambini nel mondo per sete e 1000 si ammalano e poi muoiono perché bevono acqua non potabile. L'acqua ricopre il 71% della superficie della Terra, ma il 98% è costituita da oceani. Acqua salata, non fruibile. Solo il 2% è acqua dolce, ma la maggior parte è inutilizzabile, perché sta nelle profondità delle falde o perché è ghiaccio. L'acqua fruibile è poca, l'acqua potabile ancora di meno. I cambiamenti climatici stanno diversificando il mondo e l'acqua sta diventando una risorsa preziosa, negata oggi a più di 1 miliardo di persone. La crisi dell'acqua, la crisi ambientale, è frutto della grande crisi politica, economica, morale, civile del mondo.
La deforestazione, lo sfruttamento intensivo del suolo, l'uso di pesticidi, gli allevamenti intensivi, la produzione di scorie e rifiuti hanno mutato il ciclo della pioggia, sia nella quantità e nella qualità. Sempre più migrazioni e guerre sono causate dall'acqua che manca o è infetta. Questo vuol dire oggi dar da bere agli assetati, dare acqua a chi non ce l'ha. Non sprecarla. Impegnarci a curare la nostra casa comune che è la terra. La madre terra ha sete. Nella dodicesima stazione ricordiamo la deposizione di Cristo dalla croce da parte di Giuseppe d'Arimatea e cerchiamo di capire cosa vuol dire oggi seppellire i morti. Prima e dopo di lei ce ne sono stati tanti, anche 13 in una sola notte. Quelli che Vincenzo, con amore quasi materno, ha sollevato dalle fredde acque che circondano Lampedusa. Li ho caricati uno dopo l'altro e li ho portati al cimitero. Ho fatto ogni cosa da solo, tutti si impressionavano, avevano paura. Vincenzo non aveva dubbi, quella era l'unica cosa da fare. Dio ci ha insegnato che dobbiamo aiutare un nostro fratello. Io ho fatto solo questo. Lo sapevano tutti che non mi sarei mai tirato indietro e infatti ormai mi chiamavano a qualsiasi ora, sia di giorno che di notte. Un'unica cosa lo avrebbe immobilizzato. Dovere accogliere tra le sue braccia il corpo di un bambino, perché in quel caso, esattamente come un padre di fronte alla morte del proprio figlio, il dolore e la disperazione avrebbero preso il sopravvento. Vincenzo guida chiunque all'interno del piccolo cimitero di Lampedusa. Per lui quel luogo non è sinonimo di morte, ma di quotidiano incontro con i propri fratelli. Ne ho sepolti in tutto 86. Ogni mattina, dopo la messa delle 9, vengo a pregare per ognuno di loro, perché so che loro un giorno lo faranno per me. Qualcuno mi prende per pazzo, ma è la fede che mi spinge a farlo. Vincenzo ha sepolto tutti i suoi morti stranieri sotto l'emblema della croce, perché per lui c'è per tutti un unico Dio crocifisso che ci ha fatto fratelli. In questa stazione ricordiamo il pianto di Maria per la morte del figlio. E meditiamo sull'opera di misericordia spirituale, consolare gli afflitti. E Giuseppe, comprata una sindone, depose Gesù dalla croce, l'avvolse nella sindone e lo pose in un sepolcro che aveva scavato per sé nella roccia. Sotto la croce, quando venne consegnato il corpo esanguato del figlio, Maria tremava di commozione. Stringeva al petto il figlio, lo bagnava di lacrime, gli puliva il viso con il velo. Lo guardava e riguardava, sporco ancora di sangue. Era brividita ricordando quell'urlo che Gesù aveva lanciato al cielo, priva di spirare. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Una spada in quel momento lo aveva trafitto il cuore e un dolore lancinante di tutte le sue membra
del suo grembo l'aveva fatta sussultare, piegare in due. A stento aveva trattenuto l'urlo, come quando aveva partorito. Il cielo, che prima era coperto di nere nuvole, si era all'improvviso aperto. Un raggio di sole illuminò il volto del figlio che stringeva al seno, come quando era piccolo. La pelle si era fatta liscia, le labbra e i sangui sembravano sorridere. Gesù aveva gli occhi chiusi, dolci, pareva dormire. Quante volte lo aveva visto da piccolo il suo Gesù passare di incanto al sonno profondo. Manca solo il respiro, diresti che è vivo. Con piccoli movimenti lo culla Maria, gli occhi lucidi sussurra una ninna nata. Piano, dolcemente. Le donne e gli uomini le presero il figlio dalle braccia. Piano, dolcemente. Lo portarono lì, vicino ad un sepolcro. Lavarono il corpo, lo ussero e lo profumarono. Piano, dolcemente, per non svegliarlo. Lo stesero sul letto di pietra bianca. Piano, dolcemente, riaccompagnarono a casa Maria. Consolare gli afflitti. Io non ci riesco, non ce la faccio. Non so cosa dire, cosa fare. Anch'io, non è una roba da uomini. Cosa. Non ci viene nessuna parola. Sì. Ma voi pensate a quelli che aspetta, perdono il suo caro. Aspetta, Mori, aspetta, fermati lì. Ci sono tanti afflitti.